Ciao a tutti ragazzi, rieccoci qua con un nuovo video. Siccome il precedente tutorial su come realizzare un filtro in Lightroom app vi è piaciuto, ho deciso di realizzarne un altro. Questa volta, come il precedente, vedremo gli stessi passaggi, però andremo a realizzare un filtro che si chiamerà Black and Orange. Andremo a esaltare, ovviamente, come lo dice il nome, i neri e gli arancioni. Dunque, come modello migliore non poteva che esistere New York con i suoi taxi, i suoi colori arancioni e neri, è veramente perfetta per questo genere di filtro. Ovviamente questo potete applicarlo in qualsiasi foto. Ho già importato un po' di immagini, prendiamone una, apriamo questa qua. Come vedete, un'immagine semplicissima, un po' banale, e vediamo di renderla più accattivante. Partiamo subito con le luci e andiamo a portarle a più 0,30. Contrasto più 70. Luci meno 40. Passiamo alle ombre e facciamo un più 25. Mentre i bianchi li portiamo a meno 70. I neri facciamo un più 20. Torniamo un attimo su e andiamo sulle curve, questa piccola icona. Clicchiamo e qui non dobbiamo far altro, che è quello che faccio tantissime volte nelle mie immagini, andare a modificare questa curva per portare su le ombre. Facciamo finta di dividerlo in tre parti. Dunque uno qui, un altro punto qui all'incirca sull'angolo di questo quadrato, vedete qua del primo, e andiamo a prendere le ombre che sono qui in basso a sinistra e tiriamole verso l'alto. Vedete l'immagine, guardate le zone dell'ombra come vanno a schiarirsi. Più lo porteremo su, più andranno a schiarirsi, ma una via di mezzo è questa, star dentro questo primo quadrato. Passiamo a colore e in questo caso, diversamente dall'altra volta, andiamo a alzare la vividenza e la saturazione. Portiamo a più 30 la vividezza e a più 15 la saturazione. Andiamo sul mix colore, partiamo con il rosso, tonalità 0, saturazione meno 20, luminosità meno 10. Passiamo agli arancioni, meno 10 di tonalità e meno 30 di saturazione, mentre luminosità più 10. Passiamo ai gialli. Tonalità spostiamola a meno 100, saturazione più 30, luminosità più 30. Passiamo ai verdi, lasciamo tonalità 0, saturazione meno 100, luminosità 0. Passiamo al ciano e andiamo a spostare solo la saturazione meno 100. Passiamo ai blu, anche qua soltanto la saturazione a meno 100, viola saturazione meno 100 e rosa saturazione meno 100. E facciamo fine. Adesso passiamo agli effetti e alziamo texture a più 15, chiarezza facciamo un più 50, rimozione foschia più 40, vignettatura meno 20. Alziamo la sfumatura della vignettatura, io la porterei a più 85 perché non voglio che si veda. E direi che ci siamo per questa parte. A questo punto, sempre dentro a effetti, troviamo divisione toni. Clicchiamo sopra l'icona e vi si apriranno questi due piccoli schemini. Qui praticamente andremo a variare il colore delle luci e il colore delle ombre, spostando questo puntino. In questo caso basterà spostare le luci, prendiamo il puntino, trasciniamolo avanti, alziamolo un pochettino e mettiamo la tonalità a 220 e la saturazione a 11. È un po' difficile portarlo preciso, però cerchiamo di farlo. Qua 11, voilà, 220 e 13, ok, non cambia più di tanto. Ombre lasciamo invariato. Facciamo fine, usciamo e passiamo su dettagli. Andiamo in basso e cerchiamo riduzione disturbo, questo portiamolo a più 15. Dettagli lasciamo 50, contrasto 0,
e passiamo a riduzione disturbo colore. Questo dovremmo portarlo a più 35. Dettagli 50 e uniformità lasciamo 50. Vediamo com'è la nostra immagine. Questa è la nostra immagine finita. Questa è la nostra immagine iniziale. Come vedete da una semplice foto, veramente niente di eccezionale, siamo riusciti a trasformarla così, decisamente più accattivante e pubblicabile. Vi rispiego come salvare questo preset e portarlo su tutte le altre foto, anche se l'ho fatto nell'altro video. Andiamo sui tre puntini qui in alto, che è impostazioni, crea predefinito, vi si aprirà questo pannello con le varie selezioni degli effetti che siamo andati ad applicare. Diamo il nostro nome, se vogliamo possiamo metterlo dentro un gruppo preset, quello che ho creato io, e diamo ok sulla spunta. A questo punto l'applicazione si è andata a salvare dentro. Passiamo a qualsiasi altra foto, tipo questa. Clicchiamo subito sui predefiniti, questi due cerchietti che si uniscono, e andiamo a cercare il nostro preset, la cartella preset, e clicchiamo su black e orange. Come vedete in automatico andrà a portarsi tutti i valori. Facciamo fine per applicarlo e vediamo la nostra foto. Questa è la foto finita. Questa è la foto iniziale. Passiamo a qualsiasi altra foto, vediamo un po' di esempi. Black e orange, fine, fantastica. Vediamo questa, anche questa ad esempio è già una bella foto, però guardate cosa succede quando andiamo a applicare questo genere di filtro, è decisamente più accattivante. Ad esempio se un'immagine è troppo scura, comunque possiamo tornare su luci e andare a modificare un po' le varie impostazioni e tornare fuori. Vediamo ancora degli altri esempi. Predefinito, black e orange, spam, guardate che roba, fantastico. Torniamo in metropolitana e black e orange. L'ultima in assoluto, semaforo, sempre a New York. Applichiamo black e orange e voilà. Ok ragazzi, come avete visto applicare e realizzare questo genere di filtri è veramente semplice. Il mio consiglio è quello di prendere delle vostre foto, comunque il vostro stile, e provare a elaborarle come ho fatto io, a trovare quello che più si adatta al vostro genere di immagini, perché vi ripeto, questo filtro non può magari andare bene sulle immagini che fate voi. Ad esempio, se fate una foto in spiaggia, secondo me questo genere di impostazioni non può funzionare. Fate delle prove, vedete e create il vostro stile. Intanto io spero che questo video vi sia piaciuto, ovviamente. In questo caso lasciate un like qui sotto, scrivetemi nei commenti cosa ne pensate. Noi come sempre ci vediamo la prossima volta e ciao a tutti!